Buongiorno! Oggi ci prepariamo di nuovo insieme. Un po' che non facevo un Get Ready With Me. E, ditemi se le luci sono migliori rispetto ai video precedenti, perché abbiamo cambiato la lampadina, e una delle lampadine, e quindi dovrebbe essere un pochino migliore la luce. Iniziamo. Sinceramente non ho idea di come truccarmi oggi, perché non devo andare in giro, quindi vado semplicemente a casa dei miei, però mi andava di truccarmi un pochino e quindi... E inizio con il fondo. Tanto quando vado dai miei non utilizzo primer o roba del genere. E faccio la solita combo, quindi la BB cream della Kiko, il Nude Magic della L'Oreal e una puntina di Revlon Photo Ready. Quindi facciamo questo mix. Più che altro faccio questo mix per finire anche la BB cream della scusate, la BB cream della Kiko, perché sennò me la troverò sul groppone per milioni di anni e non la finirò mai, quindi così almeno un pochino la smaltisco. Sta cadendo tutto. Oh oh, i soliti danni. Tra l'altro io sto aspettando che mi invino le battute per gli articoli di oggi e ancora non mi arriva niente, quindi boh, vedremo. Io ho mandato quello che dovevo fare, io l'ho fatto, quindi sta a loro. E utilizzo come pennello sempre questo qui. Prima mischio i tre prodotti che ho messo, in modo da creare comunque un prodotto omogeneo, e poi lo vado a stendere sul viso. Con questo pennello sinceramente non lo so come mi ci trovo, ancora devo capirlo. Questo è piccolino rispetto ad altri che si trovano, perché ce ne sono altri decisamente più grandi e forse adatti per stendere il fondotinta, però secondo me poi sono troppo grossi, cioè non ti dà la stessa lo stesso controllo del prodotto e della e di come lo stendi, quindi preferisco questo qui un po' più piccolo, ci vuole un attimo di più, però ho un controllo migliore, solo che sinceramente lascia le striscette sul viso. Poi bagno leggermente la mia Beauty Blender e la vado a passare sul viso per togliere il prodotto in eccesso e le eventuali righette che possono esserci provocate da quel pennello. Tra l'altro sto affrontando nuovo la dermatite qui ai lati del naso, dovrei mettere un po' di più forse la mia crema contro la dermatite. Ok, allora sugli occhi vado a mettere il Raise the Curtain 4, il cream and shadow della Essence. Questa è della linea Circus addirittura, è praticamente un color platino, credo, platino leggermente verde, pure un po' secco, bene, perché dobbiamo risparmiare, non dobbiamo buttare i cosi, i prodotti, e lo vado a stendere su tutto l'occhio. Penso farò prima l'ultimo, ma è proprio secco il prodotto tra l'altro, no. Vabbè, ce lo vuol dire meglio. Piano piano, perché i miei occhi sono estremamente
sfigati. Io sono lacrimando, va bene, grazie, occhio, grazie. E che vi volevo dire, allora, l'altro giorno stavo, non mi ricordo, vedendo un video di chi, e praticamente dava un, aspettate che non ci vedo la mazza, dava un consiglio utile. Il punto in cui otterremo la maggior chiazza di colore è quella in cui praticamente andiamo ad appoggiare il pennello, e è giusto, perché se ci riflettete, quando noi appoggiamo il pennello, lì è il colore che c'è di più, e poi lo andiamo a sfumare. Quindi a volte magari non ci facciamo conto su questo, non ci facciamo caso a questo, invece andrebbe considerato un pochino di più, andare a sfumare i bordi in modo da non avere comunque una delle linee troppo nette. Prendo della All About Roses, sempre della Essence, questo qui, questa è la palette 03 Roses, che vabbè sì, All About Roses. Scarico il prodotto in eccesso e vado leggermente ad applicarlo sopra. Però prendo un pennello più grande, questo è troppo piccolo. Utilizzo il 217 di MAC. In modo anche da sfumare ulteriormente il, appunto, il primo ombretto. Prendo questo qua, il primo, che è quello matte, della stessa palette sempre, però vado a passare appunto qui sopra come, diciamo, illuminante. Non utilizzo un altro ombretto matte perché se mi sembra, un altro ombretto shimmer, perché mi sembra poi un po' esagerato, sembrerebbe una palla da, una palla stroboscopica. E non mi pare il caso, no? Come matita uso della Sun Club, della Essence. No, non uso della Essence. Sì, vabbè, sono uso della Essence. Questo qui. Questo è lo 02 Fiji Feeling. Feeling. E lo vado solo a, ad applicare all'attaccatura delle ciglia, per dare un pochino di definizione, però senza poi andare a a portarlo troppo all'esterno. Volevo comprare lo struccante, quello da sotto la doccia, della Nivea, perché appunto stavo vedendo molte recensioni pagate e quindi volevo appunto provarlo e vedere un pochino come mi trovavo e darvi appunto un'opinione non comunque compensata in quel senso, visto che a parte Magico Trucco, Vanessa, che ha detto che praticamente non è particolarmente adatto per make up comunque waterproof, comunque molto pesanti, il resto tutti sì che meraviglia, pensavo appunto di comprarlo per testarlo. Fatemi sapere se vi può interessare un video in questo senso, in modo che comunque da lo compro io, quanto non costa tantissimo, e lo provo, così almeno magari faccio risparmiare anche qualche soldo. Su della Inglot l'ombretto, questo è il numero, lasci qua il coso,
è il numero, non lo so, come si tira fuori il nostro ombretto? Vabbè, è questo. E lo vado ad applicare sulla rima inferiore. Vediamo un pochino com'è. Questa è la prima volta che lo utilizzo. L'ho comprato alla Fiera di Roma, quando c'era la Fiera dell'Estetica qui a Roma. E vediamo un pochino come. Se la cava. Poi credo comunque di farci un tutorial solo con solo per lui, cioè comunque in cui metto sulla rima superiore lui. Voi leggete al bagno? Io sì. In questo momento sto leggendo il libro dell'amore, che fa parte della trilogia del di Maria Maddalena, di Kathleen McGowan, e cioè lo sto rileggendo perché praticamente è la, penso, la decima, ventesima volta che lo rileggo, e mi piace molto, da diciamo un'interpretazione, è un romanzo, non è un saggio storico, roba del genere, da un'interpretazione alternativa al alternativa, ormai diciamo è più che conosciuta, diciamo, come interpretazione al rapporto tra Maria Maddalena e Gesù. Quindi vede Maria Maddalena come la sposa di Gesù e la sua erede per quanto riguarda il diciamo la religione, il predicare, tutto quanto. Ok, però ovviamente è un romanzo, okay. Per dare un po' di luce all'angolo interno prendo un ombretto rosa abbastanza luminoso, sempre della Sun Club, e lo vado ad applicare all'interno, giusto per dare un po' di luce. Tra l'altro è rosa, ma poi una volta steso sull'occhio diventa praticamente bianco, quindi non però sono giusto per la gloria. No, comunque vi faccio la foto con la luce. Ok, fatto questo passiamo al mascara. Allora, io il mascara in teoria continuo a tentare di utilizzare il Lash Princess. Le do ancora altre 2-3 possibilità, però poi credo che lo abbandonerò al suo destino, o comunque lo cedo. Lo cedo alle mie amiche perché non lo trovo così meraviglioso come viene descritto. Forse dipende anche magari dalle mie ciglia, che sono un po' corte, però comunque non ne vedo così la che ha un messaggio non lo vedo così meraviglioso come se l'ho dipinto da più parti. Sporcata. Ok. Vabbè, ma allora dillo, no? Allora io. Aspettate. Oggi sono andato tutto low cost. Color Definition Eyeliner Casual, il numero 01, che è appunto un color burro.
Vai, affacciamo la macchina. Ok. Ah! Un attimo. Ok, l'applicazione del mascara è sempre una cosa complicata. E vado a ripulire qui sotto perché mi sono zozzata. Come sapete, a me non piacciono le sopracciglia eccessivamente disegnate, quindi è giusto per riempire un pochino, ma niente di sconvolgente. Ok, tra l'altro stamattina fa piuttosto schifo anche e un po' di mascara per tenerle al loro posto. Poi blush con un po' di contouring, ma appena appena. Utilizzo della Kiko la palette All Star, la 01 Pretty Rose, e utilizzo, tendenzialmente utilizzo lo stesso pennello sia per il contouring che per il blush. Utilizzo appunto il pennello, il blush, il prodotto per il contouring, che parte con questa facciotta tonda di contouring, ne servirebbe una quintalata. Ok, e poi con lo stesso pennello che pulisco sulla mano, il blush della H&M, questo qui, questo è il 18 Sweet Rose, ma non credo che sia più neanche in produzione. La metto giusto la parte esterna, perché comunque avendo una faccia tonda, se lo vado a mettere più verso il centro, sembra ancora più tonda. Ok, mi hai la baia. Ok, metto la matita, la 308 della Kiko. E sto leggermente più una punta, proprio vado appena fuori il mio contorno naturale delle labbra, in modo da dare un aspetto un pochino più di volume, soprattutto la parte sopra dove io comunque ho delle labbra abbastanza piccoline. Cioè non è che siano così voluminose, quindi sto una punta, ma senza eccedere invece di fare la labbra così a canotto. Ok, e qua no, maledizia, vai libera e felice come una cagnolina. E vado a mettere il rossetto e utilizzo della Kiko lo 02 della linea Endless Love, quindi quelli con la punta a forma di cuore. La Primed Poreless Too Faced. Magari si lava proprio pure. Beh, devi.
questa la dovevo mettere prima. E andiamo appunto a mettere, utilizzo il pennello della Douglas. Della linea Lost in Galaxy, e lo vado a mettere una puntina proprio qui, ma giusto appena appena, e poi di qua poco poco, giusto solo sullo zigomo senza andare ad esagerare. E visto che ci sono, prendo proprio anche qui sull'arco di Cupido. Giusto appena appena. Allora, ho già avviato il procedimento per tornare ad essere bionda, sarà un procedimento lungo, molto lungo, e praticamente ho smesso di fare la tinta, quella viola profondo, che più che viola mi veniva tipo borgogna sui miei capelli, e poi praticamente ho fatto un impacco con l'olio, semplice olio, aia, scotta, semplice olio di oliva, che praticamente l'olio tende a sciogliere i pigmenti più superficiali della tinta, quindi comunque ho tolto i pigmenti più superficiali di quel colore che avevo fatto. Dopo di questo ho fatto una tinta castana, in modo da coprire in parte il rosso che avevo fatto, i capelli sono un pochino più scuri rispetto al prima. E fatto questo adesso li lascerò crescere praticamente credo fino alla fine dell'estate, in modo comunque da avere un pochino di ricrescita. Fatto questo, nel frattempo penso la prossima settimana o a metà giugno, tanto ormai oggi è il 25, a metà giugno vado a rifare la tinta, però questa volta ho preso un castano dorato, una cosa del genere, che va praticamente di un tono più chiaro rispetto a quello che ho adesso, e quindi gradualmente andrò a schiarire i capelli, quindi del castano dorato o quello che cos'è, poi un tono ancora più chiaro, fino a ritornare a fare il biondo California che facevo prima. Quindi molto molto lentamente, molto progressivamente. Sarà un intervento lungo, ma questo comunque mi consentirà di non rovinare i capelli, di non dover appunto fare schiariture, di non dover fare decappaggi del capello, roba del genere. Sarei anche curiosa di comprare l'Olaplex, che è praticamente una sorta di ristrutturante per i capelli. L'ho visto su eBay e costa una trentina di euro. Voi non so se seguite il canale di Guy Tang, che è un makeup artist, no, makeup artist, scusate, un hairstylist, americano, e praticamente lui è un mago della colorazione, fa delle cose meravigliose. Andate a vedere il suo canale, lui si chiama Gui Tang, e appunto fa queste cose meravigliose con i colori, e mi era presa la fissa appunto di fare il rosso per colpa sua, e fermo un attimo per farlo. E ho messo prima sui capelli il termoprotettore, il Relaxer K3, questo qui. L'ho comprato da è comunque un negozio specializzato per articoli da parrucchiere. Però si può poi comprare tranquillamente anche se non sei appunto parrucchiere o non hai la partita IVA. E lui utilizza, questo prodotto Olaplex come ristrutturante, soprattutto quando deve fare le schiariture, perché molti colori, ad esempio lui fa molti colori pastello su chi magari ha i capelli molto scuri, quindi per forza deve fare una decolorazione, utilizzando questo Olaplex praticamente ristruttura il capello. Se tu vedi i capelli fatti da prima a dopo con questo Olaplex, stanno meglio dopo con la
dopo che ha fatto la decolorazione che rispetto a prima, e deve essere un prodotto meraviglioso. Se non sbaglio, poi qualche tempo fa ne parlò anche Marta Sweet, Sweet Beauty, pure lei ne parlò e ci si trovava bene. E quindi comunque già da prima lo volevo comprare, proprio perché vedendolo su Gaitang ero incuriosita, soprattutto perché tanto danneggiarli i capelli non può, perché comunque ero ristrutturante. Poi ovviamente seguire le istruzioni alla lettera, perché io mi ci metto la precisa senza sgarrare. E quindi appunto volevo provarlo. Adesso vediamo, magari il prossimo mese lo compro, perché tanto poi devo arrivare dagli Stati Uniti, quindi di tempo per arrivare ce ne metterà. Tra l'altro, un'altra cosa, voi quando dovete partire, io non parto spesso, soprattutto cioè non è che vado spesso fuori, o se vado comunque fuori magari vado a Milano, ma sto un giorno, quindi non è che mi devo portare, che ne so, cambio o roba del genere, quindi ho solo la mia borsa. Però quando so che devo andare fuori per più giorni, a me mi scatta il panico, perché io sono un tipo che praticamente organizza tutto, fa liste su liste su liste su liste, e quindi io ho l'ansia da organizzazione. E ad agosto con Marco andiamo all'incirca una settimana a Londra per vacanza, così per agosto, e io sto già iniziando praticamente a mettere da parte le cose, tipo i campioncini, cioè ho fatto la borsetta buica per l'aeroporto e tutto quanto. Quindi forse non è un po' esagerata, però mi viene l'ansia da oddio devo organizzare. E quindi così. Ora devo comunque lavare i capelli. Fa caldo, perché fa un caldo della peppa, cioè in questo momento. Vediamo Gino qua che mi dice quanti gradi fanno. Oggi. Cioè la dice che la massima sarà di 22 gradi, ma non sarà così, secondo me la massima, adesso dopo quando vado in macchina ve lo dico, ma credo che sarà decisamente più alta. Secondo me siamo sui 26-27 gradi, perché cioè io sto sotto qua a casa mia e ho caldo, quindi di solito qui sotto, col fatto che siamo sottoterra, c'è un altro microclima. Infatti quando noi torniamo d'estate io scendo sotto e faccio microclima, perché appunto c'è un altro clima proprio. Secondo me sotto vanno almeno quei 3-4 gradi in meno, che ti fanno respirare, soprattutto l'estate. Addirittura noi normalmente non accendiamo nemmeno neanche il ventilatore, cioè, a parte non abbiamo il condizionatore, proprio zero, ma non accendiamo neanche il ventilatore, proprio perché comunque qui sotto fa una temperatura nettamente più bassa, e quindi stiamo decisamente meglio come temperature. Vedete che li stanno molto velocemente i capelli, non... A parte che non faccio la piega sempre, la piastra sempre, perché comunque li rovina. Però è giusto per dargli una forma, perché comunque col fatto che erano... che non sono proprio pulitissimi, non erano proprio in forma. Quindi li vado un attimino a sistemare, niente di particolare. Ok, quindi questo è il look finito. Gli occhi sono questi. Ciao.